L'argomento di cui parleremo oggi rivoluzionerà per sempre il mondo della tecnologia e dello sviluppo. Vi darò tutte le informazioni per provare anche voi questa roba veramente allucinante e soprattutto cercheremo di rispondere alla domanda: perderemo tutti il lavoro per colpa dei robot nei prossimi 3 anni? Buongiorno a tutti, qui è Dani, il vostro ingegnere di fiducia, e oggi parliamo di ChatGPT-3. E vi assicuro che potrebbe mettere a rischio davvero tantissimi lavori che al giorno d'oggi vengono fatti da noi. Parliamo di un prodotto che è stato rilasciato al pubblico da parte di un'azienda che sicuramente conoscerete, chiamata OpenAI. Questa azienda ha come unico scopo fare ricerca sull'intelligenza artificiale e il loro obiettivo finale è costruire l'intelligenza artificiale perfetta in un modo o nell'altro. Ebbene, sembra che ci siano quasi riusciti, perché abbiamo davanti a noi una roba davvero assurda. Ma partiamo dalle basi. GPT è un modello che esiste già da molto tempo su internet. Si tratta di un modello linguistico che, a partire dai vostri tasti digitati su una tastiera, riesce a interpretare in maniera spaventosamente accurata quello che gli state dicendo. In gergo tecnico questa roba è chiamata elaboratore di linguaggio naturale ed è in grado di fare una marea di cose veramente allucinanti. Può darvi consigli finanziari, generare codice a partire da un testo, crearvi un discorso da fare davanti a centinaia di persone, farvi i temi, svolgere i compiti di matematica, cioè può fare letteralmente di tutto. ChatGPT invece è fondamentalmente la stessa cosa, però è abbinata ad un robot che riesce a darvi delle risposte all'interno proprio di un thread, di un contesto. Vabbè, non vi annoio, andiamo a provarlo e guardate che roba allucinante si sono inventati. Poi iniziamo a tremare tutti perché perderemo il lavoro, no? Non vogliamo essere complottisti. Andiamo! Ed eccoci qui, scheda di navigazione in incognito, andiamo a digitare come URL beta.openai.com. Caro, oltretutto, se vuoi supportare in maniera completamente gratuita il canale, ti ricordo in questo momento di lasciare un bel like e di iscriverti. I like sono gratis e insomma mi aiutano un sacco per il mio lavoro. Vi porto dei contenuti interessanti. Come vedete, vi troverete davanti a questa meravigliosa schermata. Potete esplorare dei progetti, ci sono i tutorial. A noi interessa il ChatGPT che troviamo qui in alto, dove cliccheremo Try It. Clicchiamo e si aprirà un'altra pagina dove dovremo loggarci oppure creare un nostro account. Quindi create un account, vi chiederà di mandare il messaggino di conferma anche sul vostro cellulare. Fatelo e dopo ci vediamo sulla schermata finale. Ok ragazzi, ci siamo, eccoci qui, davanti a noi abbiamo ChatGPT. Qui ci sono degli esempi, delle capacità e alcune limitazioni che effettivamente il team di sviluppo ha inserito per evitare di far del male a qualcuno. Ad esempio, perché non ci facciamo spiegare come funziona un computer quantistico in parole semplici, andiamo qui sotto, diamo l'invio e guardate che roba. Cioè, io quando vedo queste cose sono... In 5 righe, ragazzi, un bot allenato su dei dati testuali è riuscito a spiegare a una persona come me come funziona la computazione quantistica. Il calcolo quantistico è un tipo di calcolo che utilizza fenomeni quantomeccanici. Qui spiega la teoria degli 0 e degli 1 e del fatto che i bit possono assumere lo stato di 0 e 1 contemporaneamente. Io sono allucinato, esploriamo ancora perché ci sono un sacco di cose da vedere. Proviamo a metterlo un po' nel pallone, chiediamogli qual è il modo più intelligente di investire oggi. Facciamo la ricerca. Wow. Guardate come riesce ad estrapolare da una domanda così complicata un contesto che effettivamente abbia senso. Risponde: non esiste una risposta univoca a questa domanda, perché il modo migliore per investire dipende dai tuoi obiettivi finanziari e dalle circostanze individuali. Io, ragazzi, cioè, questa roba è letteralmente la rivoluzione dell'informatica per come la conosciamo oggi. Cioè, voi immaginate quanti lavori possono effettivamente scoppiare a causa di questo bot? È incredibile. Poi le potenzialità non sono assolutamente finite. Guardate che figata, vi faccio vedere questo adesso. Passiamo alle maniere forti. Genera un codice Java per inserire 10 articoli all'interno di un carrello. Vediamo se sei in grado di farlo. Ecco un esempio di codice. Cioè, ragazzi, ha creato il main, ha creato la lista del carrello chiamata cart, ha fatto il ciclo for. Cioè, voi immaginatevi quanto tempo può far risparmiare a uno sviluppatore un tool del genere. Non devo neanche aprire Visual Studio o Eclipse, fa tutto lui. La cosa assurda, ragazzi, è che potete continuare a parlare in questa discussione. Ad esempio, more items, quindi più oggetti. Ecco una versione aggiornata del codice che invece di aggiungerne 10 ne aggiunge 20. Cioè, non riesco a descrivere. Cioè, questa cosa è reale. No, perché in questo momento mi sento come se stessi vivendo in un film di fantascienza. È veramente assurdo. Adesso ho bisogno di qualche idea creativa perché c'è l'anniversario di fidanzamento con la mia ragazza. Vediamo che cosa mi risponde. Io
non ho di queste necessità, però ecco alcune idee per creare il regalo del vostro anniversario. Cioè, qui ci sta consigliando i gioielli, gli anelli oppure la collana, ci consiglia di guardare i suoi hobby o gli interessi che le appassionano, i giri, le esperienze in mongolfiera, strada sentimentale con la creazione di un album fotografico. Testiamo un po' la sua conoscenza anche dal punto di vista storico. Chiediamogli chi era il presidente in Italia nel 1985. Quindi questa volta non chiediamo un consiglio, ma facciamo proprio una domanda specifica. Nel 1985 il presidente italiano era Sandro Pertini. È stato il settimo presidente italiano e ha servito dal 78 all'85. Era un membro del Partito Socialista e vabbè, e qui c'è tutta la storia. Chiediamogli più informazioni. Give me more information, please. Siamo anche educati, no? Fortunatamente non ho accesso ad informazioni addizionali. Interessante, quindi ha effettivamente qualche limite. È una conoscenza universale del mondo, ma qualche limite ce l'ha. Ma già così sono allibito. Buttiamoci adesso completamente sul fantascientifico. Chiediamogli se ha una coscienza. Modello GPT, hai una coscienza? Sono un grande modello linguistico addestrato da OpenAI. Non sono capace di essere senziente o cosciente. Sono solo un programma che elabora il testo e genera risposte basate sull'input. Non ho pensieri e sentimenti ed esisto solo per aiutare a rispondere a domande e fornire informazioni. Questa volevo assolutamente fargliela. Chiediamogli se, secondo lui, siamo soli nell'universo. Se volete attivare l'italiano vi basta cliccare sul traduttore, raga. Non esiste una risposta definitiva a questa domanda. Alcune persone credono che ci siano altre vite intelligenti all'interno dell'universo, mentre altri credono che siamo da soli. La verità è che semplicemente non lo sappiamo per certo. C'è un vasto universo là fuori e la possibilità che esistano altre forme di vita intelligenti non può essere esclusa. Tuttavia, fino a quando non avremo prove concrete di tale vita, possiamo solo speculare. Io sono veramente scioccato dei progressi che questa azienda ha fatto sull'intelligenza artificiale. Quando io studiavo durante la laurea magistrale, perché io mi sono specializzato proprio in questa roba, non esistevano dei modelli così fatti bene come questo. Vi posso assicurare che anche se in pochi ne stanno parlando in questo momento, questo affare qua rivoluzionerà completamente il modo in cui il lavoro viene visto oggi. È giusto però dire, ragazzi, che questi modelli non sono precisi al 100%, effettivamente fanno diversi errori e commettono parecchie imprecisioni, quindi potete sicuramente stare tranquilli, non verrete licenziati a partire da domani. Però effettivamente sono uno strumento molto utile che ci consente di aiutarci a risolvere dei problemi, a ottenere informazioni in una maniera veramente velocissima. E quindi che cosa ne pensate? Vi aspetto nei commenti, discutiamo di questa meravigliosa tecnologia e di tutte le implicazioni che potrebbe avere nella vita di tutti i giorni. A presto!